Ciao a tutti, oggi vorrei presentarvi una piccola recensione di questo nuovo case della Thermaltake, nuovo nel senso che è uscito proprio a ridosso dell'estate 2011, che è esattamente il Chaser MKI. Il case in questione l'ho ricevuto proprio ieri, quindi è una recensione freschissima e per quanto ne so è la prima in italiano su YouTube. Veniamo un secondo molto velocemente alla confezione nel quale il case arriva. È una confezione abbastanza imponente. Difatti, il case è un case diciamo full, quindi un big tower dalle dimensioni importanti. Dietro abbiamo alcune altre immagini con alcune caratteristiche evidenziate che andremo a vedere nel dettaglio. E ottimamente imballato con il solito polistirolo, eccetera. Veniamo a guardare direttamente l'oggetto in questione, che è questo. Allora, il case, come possiamo vedere, è un case orientato per un'utenza gamer, quindi ha delle caratteristiche abbastanza caratteristiche, diciamo, cromatiche o visive abbastanza aggressive, abbastanza che si fanno notare. Prima fra tutte, quella che salta subito all'occhio è questi inserti in azzurro che si trovano appunto nella parte frontale in corrispondenza dei vani per il CD-ROM o DVD-ROM che sia e anche un richiamo nella parte superiore. Oltre a questo poi abbiamo anche i piedini che sono diciamo ripiegabili o all'interno o esterni, quindi visibili, che conferiscono, richiamano appunto hanno questo richiamo cromatico blu. Già che siamo sui piedini, diciamo subito che il fatto che esistano permette di avere un'altezza da terra di ben 35 mm, la qualcosa facilita enormemente il ricambio d'aria dalla parte inferiore, quindi non abbiamo un case seduto per terra, ma abbastanza alzato. I piedini, come abbiamo detto, possono essere ripiegati oppure lasciati esterni. Nel mio caso io li dovrò tenere ripiegati perché dovrò inserirlo dentro una specie di mobile. Andiamo a vedere un secondo se riesco a ripiegare. Ecco. Andiamo a vedere un attimino il frontale. Ah, vabbè, subito diciamo anche questa cosa. Sul lato sinistro è presente questa sorta di ribaltina che in pratica non è altro che un portacuffie, cioè un accessorio che è aperto in questa modalità si può ospitare una cuffia appesa. Simpatica cosa, non, chiaramente non indispensabile. Ma. Allora, guardiamo un attimino il frontale. Abbiamo, come abbiamo detto, i vani da 5,25. Molto facilmente asportabile la protezione a griglia. Ok? E in questo caso asportando appunto abbiamo l'interno comodamente accessibile per inserire il nostro CD-ROM o eventuale altra cosa. Sulla parte sempre diciamo sul davanti, andando sul poco sotto, abbiamo la zona dove è ospitata la ventola fornita di default da 200 sulla parte appunto frontale. In optional è possibile montare al posto della singola da 200 due fan da 120 l'una. Questo per eventualmente avere un diverso tipo di ricambio d'aria o quant'altro. Comunque il case è fornito di fabbrica con una ventola da 200. Poi andiamo un poco sopra, abbiamo la parte superiore dove ci sono i primi comandi. Allora, questo è chiaramente il pulsante on off, racchiuso entro questo piccolo stemma che quando il case è in funzione è illuminato e fa anche la funzione, l'illuminazione anche in modalità briefing, ovvero ha un'illuminazione pulsante. Poi andiamo subito sul lato sinistro dove troviamo, scusate per il fuoco della telecamera, allora troviamo. Ci mettiamo un po' più vicini. Il tasto. Allora, prima di tutto i due ingressi per cuffia e per microfono. Dopodiché, tasto reset.
molto gradito poiché notavo che alcuni produttori di recenti case tendono a escluderlo sulle produzioni nuove, non si capisce il perché. Poi abbiamo questo tasto che regola la rotazione delle ventole in modalità high, ovvero possiamo regolare direttamente da questa sezione la rotazione della ventola anteriore e della ventola superiore, che andremo a vedere tra poco. Quindi, diciamo, agendo su questo tasto, aumentiamo o diminuiamo la rotazione delle ventole. Subito sotto, appunto, cioè in questo caso, scusate, aumentiamo, andiamo su high, quindi rotazione al massimo. Su low, invece, impostiamo un profilo di rotazione inferiore. L'ultimo tasto è dedicato ai LED fan. Infatti, sia la ventola superiore che la ventola frontale sono ventole, diciamo, con un LED multicolore. Questo vuol dire che non ha un colore unico, ma può assumere diverse colorazioni. Se non erro, questo era più preciso leggendo le specifiche, ci sono 4-5 modalità di colore e addirittura ce n'è una automatica, nel senso che provvede automaticamente a cambiare colore in automatico, appunto. Andiamo sulla parte destra dove troviamo. Subito notiamo le due porte USB 3.0, standard 3.0, una buona caratteristica questa. Infatti all'interno del case vedremo più tardi che è presente un cavo che va direttamente appunto da queste due porte, direttamente dentro il case per essere allacciato a una motherboard con USB 3.0 direttamente a bordo. Chiaramente per essere funzionanti queste porte devono essere appunto interfacciate con una motherboard standard 3.0. Però in questo caso appunto se riusciamo ad avere una motherboard di questo tipo abbiamo un'ottima dotazione di porte USB sul davanti. Porta ESATA e due porte USB 2.0, quindi dotazione direi completa, con un occhio di riguardo alle 3.0 standard che ormai si sta imponendo e quindi era doveroso inserirlo, specie nella parte frontale, quindi di pronto utilizzo. Qui invece abbiamo una feature veramente interessante, ovvero il vano per l'inserimento in hot swap di un hard disk interno da 5,25 o addirittura da 2,5. questa feritoia più piccola. Quindi, diciamo, vedete che all'interno, non so se riesce a vedere, ci sono già diciamo, gli attacchi SATA, e noi riusciremo appunto direttamente senza spegnere, senza comunque, diciamo, aprire il case, a inserire direttamente un hard disk esternamente in questa posizione. Possibilità veramente comoda. Andiamo sempre sull'esterno e occupiamoci un secondo della parte superiore. La parte superiore, come possiamo vedere, ha questo grigliato a, diciamo, nido d'ape, dove si intravede un ventolone da 200. Andiamo a vederlo meglio. Un sistema di apertura della parte superiore quantomeno semplicissimo. Questa, che non deve essere scambiata con una maniglia di trasporto del case stesso, perché se la scambiate vi va a finire il case per terra, è semplicemente, diciamo, il vano di apertura della parte superiore. Ed ecco che abbiamo semplicemente, senza nessuno sforzo, aperto il vano delle ventole. Prima di tutto guardiamo un attimo, diciamo, la parte rimossa, che è, come dicevamo, a nido d'ape più o meno, una traforatura di nido d'ape, però con un filtro interno a grana più piccola. Ecco, non so se purtroppo riesco a metterlo a fuoco, però si dovrebbe intravedere. Quindi in questo caso appunto viene ridotto grandemente il possibile afflusso di polvere dall'esterno. Ventola da 200 mm con LED multicolori, come dicevamo prima. La ventola è direttamente della Thermaltake. Secondo vano per ventola da 200 mm, sempre, o come possiamo vedere ci sono gli attacchi per 140, per 120, quindi diciamo che aspettate che controlliamo quanti sono esattamente. Allora, come possiamo vedere, in top è fornita con 200x200 color shift,
Oppure abbiamo la possibilità di montare delle ventole da 140 oppure da 120. Vediamo questa sezione. Già che ci siamo, guardiamo tutta la sezione ventole che nel frontale è fornita con una ventola da 200 o in alternativa due ventole da 120 che possono essere montate al posto della singola da 200. Poi possiamo già dire, lo tratteremo dopo, che sulla parte laterale è possibile montare una ventola da 200, che non è fornita, quella che è descritta come VGA Air Cooling System, o infine nella parte bottom, cioè nella parte inferiore del case internamente, è possibile inserire un'ulteriore ventola da 120, sempre non fornita. Torniamo un attimino al case stesso. Nella parte superiore è possibile rimuovere le ventole e montare due radiatori per un sistema di raffreddamento liquido. E a tal proposito vediamo qui dietro che sono già predisposti i tre fori gommati per il passaggio dei tubi a tale scopo. Poi andiamo un attimo a vedere la parte del frontale destro, che è normalissima, senza nessuna, diciamo, caratteristica degna di nota. E a questo punto direi che potremo iniziare ad addentrarci nella parte del frontale, che lo vediamo un attimo prima. Adesso è coperto da questo cellophane che rimuoviamo e possiamo ammirare prima di tutto l'ampia e generosa finestra in plexiglass che dà la possibilità di accedere visivamente all'interno del case. Subito sotto c'è un vano diciamo, di respiro, sempre a nido d'ape, con un filtro presente interno che vedremo. Lo stesso vano può essere corredato in optional da una ventola da 200 che non è fornita attualmente. Adesso andremo ad aprire il case e a vedere la parte interna. Per aprire il pannello, in questo caso il pannello sinistro, possiamo agire su dei grossi vitoni che vediamo, con anche l'intaglio a taglio o a croce piccolo, ma che sono tranquillamente diciamo, azionabili con le dita. Ve ne sono due, uno superiormente e l'altro inferiore che sto andando a smontare in questo momento. Vengono rimossi completamente. Il pannello in un primo tempo bascula. Ma attenzione perché non è incernierato, quindi a un certo punto diciamo si libera ed ecco che viene svincolato dal resto. Andiamo a vederlo subito internamente il pannello e notiamo appunto l'interno della finestra in plexiglass di cui parlavamo prima e la presa d'aria corredata di filtro, lo possiamo vedere. Quindi anche in questo caso scongiurato l'ingresso di polvere o quant'altro dall'esterno e c'è la possibilità di montare appunto una ventola di missione, quindi intake, per quanto riguarda il raffreddamento interno, in particolar modo delle VGA che sarebbero subito di fronte, con appunto il beneficio di avere anche un filtro che blocca l'eventuale entrata di polvere. Pannello dall'aspetto molto solido, non si flette. Si flette diciamo in maniera normale per la grossezza, ma dà un'impressione generale di solidità, veramente. Mettiamo un attimo da parte e andiamo ad esaminare. Mettiamo le viti da parte prima di perderle. Andiamo a esaminare appunto la parte interna. Qui c'è una scatola con eventuali accessori, un vano di ricambio per eventualmente, cioè scusate, una cornice per Per un floppy disk. varie cavetterie che andremo poi, semmai, in separata sede a esaminare. L'interno del case, come possiamo vedere, è quantomeno veramente spazioso. Non raggiunge a livello di dimensioni, diciamo, altri case molto più grossi, cioè diciamo diversamente proporzionati, come per esempio l'HFX, che però appunto ha delle misure veramente imponenti, che possono dare anche qualche problema di inserimento. Comunque andiamo subito a analizzare.
quello che sono. Vediamo subito il sistema di ritenzione dei drive frontali da 5,25 o 3,5. È un sistema appunto che una volta inserito dall'esterno blocca la periferica in sede. Sotto abbiamo lo spazio per 1, 2, 3, 4, 5, 6 hard disk, quindi un'ampia disponibilità. Il sistema di ritenzione è veramente semplice, basta agire in questa maniera per sbloccare e estrarre questa sorta di carrello sul quale verrà montato poi appunto l'hard disk. Il carrello è materiale plastico, ma è un sistema, a mio avviso, veramente molto molto semplice da utilizzare. Ecco, lo andiamo ad inserire e a bloccare in sede. Ok. Subito davanti agli hard disk c'è il generoso ventolone da 200 mm corredato di filtro, che in questo caso non vedete perché non è smontata la parte, diciamo, davanti del frontale, ma c'è un filtro smontabile che può essere appunto pulito e che evita il solito discorso dei soliti problemi dell'entrata di polvere. Questa è la parte, diciamo, davanti, dove potete vedere appunto l'entrata dell'aria e si intravede anche forse il filtro. Poi andiamo a vedere, allora, come di consueto negli ultimi case, o perlomeno di case di un certo tipo, l'interno è colorato in nero opaco per avere una gradevolezza cromatica maggiore rispetto agli interni zincati o argentati di una volta. Troviamo gli utilissimi fori di passaggio per i cavi, per far sì che i cavi della PSU o di tutte le periferiche vengano passate, appunto, e vadano nella parte, diciamo, interna del laterale destro. Ce ne sono 1, 2, 3, 4 e 5. Troviamo l'ampia finestra di accesso al backplate della CPU, quindi smontando in pratica il laterale destro, che smonteremo più tardi, noi avremo accesso direttamente al backplate della CPU, e questo è utilissimo nel caso dovessimo cambiarlo, modificarlo, per esempio per cambiare tipo di dissipatore sulla CPU stessa. Una bella comodità. Posteriormente andiamo a vedere la ventola, l'altra ventola da 200 fornita in dotazione con il suo cavo. Questa ventola non è di quelle, come, non è come quella superiore o quella anteriore, è illuminata, quindi è una ventola senza illuminazione e fa parte delle tre ventole fornite a corredo, ovvero, per ricapitolare, abbiamo una ventola posteriore in estrazione, una ventola superiore in estrazione con LED multicolore e una ventola anteriore in emissione multicolore LED 200, 200 e 200. Possibilità chiaramente di montare misure diverse sia posteriormente che sopra, oltre alla possibilità sopra di montare una seconda ventola o un radiatore per impianto liquido, e anche in avanti possiamo montare per esempio due ventole da 120 al posto di quella singola da 200. Torniamo all'interno, dove possiamo vedere delle comode viti, anche queste azionabili con le dita per sbloccare i vari fermi delle periferiche PCI. Poi diciamo che a livello non c'è altro. Ecco, possiamo invece farvi vedere il sistema di ritenzione della PSU, cioè dell'alimentatore. Diciamo, questa sorta di binario può essere sbloccato, adesso è un po' duro, non ci riesco, comunque può essere sbloccato e può scorrere e quindi accettare PSU di varia grossezza, no? Nel senso che la PSU viene appoggiata e questo sistema, scorrendo,
se riuscissi a sbloccarlo, ma con una mano sola è un po' difficile. Niente, non ce la faccio. Comunque, diciamo che scorrendo può accogliere PSU di diversa grossezza. Sotto la PSU può essere montata una ventola, credo da 120. Andiamo a controllare. Allora, per quanto riguarda il bottom, una ventola da 120, esatto, può essere montata nella parte inferiore. Nella parte inferiore sempre c'è la presenza di un filtro smontabile e chiaramente pulibile, quindi è un'ottima cosa, perché noi possiamo tranquillamente, senza accedere, senza aprire il case, smontare ogni tanto il filtro, pulirlo, e comunque la polvere diciamo non può entrare liberamente nel case. Abbiamo rimosso il pannello laterale destro e possiamo apprezzare la funzione stessa di questa parte del case, che è deputata in particolare a accogliere i cavi che, passando attraverso appunto le feritoie gommate, andranno a occupare questa zona del case che non è appunto la zona interessata dal passaggio d'aria, che è quest'altra appunto. Quindi noi, quando monteremo la motherboard, cercheremo di far passare tutti i cavi il più possibile, sia quelli della PSU che quello di, non so, di varie alimentazioni, di varie periferiche, attraverso i fori gommati, per avere l'ingombro di cavi esclusivamente il più possibile esclusivamente da questa parte. Tanto qua possiamo vedere che c'è la presa USB 3.0 che va montata sulla motherboard accessoriata a tale scopo, ed è quella che dà la possibilità di utilizzare appunto le due prese 3.0 sul frontale. E quindi anche questa parte, diciamo che è strutturata molto bene, c'è un buon spazio di manovra e di utilizzo, quindi non dovrebbero esserci grossi problemi di gestione dei cavi anche in questo senso. Iniziato il montaggio dei componenti nel case, attualmente ho montato la scheda, che è un Asus P8Z68 V Pro con dissipatore della CPU, il Corsair della serie Hydro H60. Non ho avuto assolutamente problemi nel montaggio. Come potete vedere, lo spazio a disposizione è veramente ampio, e anche per quanto riguarda appunto questo particolare dissipatore a liquido all-in-one, vedete che si adatta perfettamente e non ci sono stati appunto problemi di montaggio. Ho montato la ventola in immissione, come consigliato dalla Corsair stessa, e il radiatore subito davanti, e andiamo avanti con il montaggio. Sto procedendo all'installazione ed ecco che abbiamo inserito la mia vecchia PSU che avevo sul vecchio computer, che è una Tagan 480 watt, speriamo che regga la configurazione, penso di sì. Purtroppo non è una PSU modulare, quindi avrò il mio da fare a cercare di nascondere questo grosso groviglio di cavi, e a questo scopo dovrebbero appunto aiutare i fori gommati che porteranno i cavi verso l'altro lato del case stesso. E per fissare la PSU c'è questo appunto, questa specie di slitta, questo fermo con questi due vitoni, che grazie appunto alle varie misure segnate dai buchi delle viti appunto fa alloggiare la PSU anche di diverse dimensioni. La PSU rimane leggermente rialzata dal fondo del case e niente, è andata in sede direi perfettamente, senza alcun problema. E adesso cerchiamo appunto di installare al meglio i cavi. Siamo alle fasi finali dell'installazione. Attualmente abbiamo installato tutto la corrente, ovvero anche la scheda grafica, una MSI
560T Twin Frozer. Come possiamo vedere, a livello di spazio, pur non essendo una scheda particolarmente lunga, non c'è assolutamente problema. Le RAM, che essendo, vabbè, in questo caso sono solamente due banchi, comunque anche grazie all'ingombro minimo dato da questo dissipatore che ho montato, appunto, non ci sono problemi. Attualmente ho solamente un disco fisso, poi ne metterò probabilmente un secondo. L'alimentatore, ecco, l'unica cosa di cui non sono per adesso per niente soddisfatto è la disposizione dei cavi, perché purtroppo il mio vecchio alimentatore ha i cavi, specie quelli dell'alimentazione, proprio dello zoccolo grosso dell'alimentazione, che sono molto, sono corti, diciamo, quindi non mi hanno dato possibilità di entrare nei buchi e riuscire. Quindi vedete che in pratica il cavo, quello con la protezione a calza, ho dovuto per forza lasciarlo a vista. Cercherò delle prolungo o qualcosa del genere. Comunque, per adesso, diciamo, sta funzionando tutto perfettamente. Vediamo che c'è la gestione. Attualmente sono in modalità low, per quanto riguarda la rotazione delle ventole. Basta andare su Hike e le ventole iniziano ad andare più veloci, e infatti si sente anche leggermente. Poi i fan sono spenti, in questo momento li accendiamo ed ecco che adesso c'è, scusate, il LED, volevo dire, in questo momento è acceso il LED blu anche nella parte anteriore, mentre invece possiamo cambiare il colore, in questo caso verde, rosso, e questo è il color shifting, ovvero il cambio automatico. E questo è un altro tipo di color shifting che viene riproposto anche sopra. Comunque, per ora sto installando Windows, quindi ci rivediamo a installazione ultimata.